volevo. Scusatemi intanto se mi vedete su questa sedia terribile, ma purtroppo non ho qualche difficoltà a camminare, però dai, dopo Pasqua correrò. Allora, detto questo, io volevo un attimo parlare della devozione alla Madonna, no? Ci sono, una mia carissima amica sorella mi ha portato questo libricino di Grignon de Montfort, dove parla della devozione a Maria. Beh, diciamo che lui parla della devozione in tanti campi, ma adesso però, siccome purtroppo è tardi, non possiamo fare tutto quello che avrei voluto fare, quindi io vi dico soltanto questo, che come si ritiene una devozione affettuosa alla Madonna, la vera devozione a Maria è affettuosa. E ciò è piena di fiducia, come un bambino ha nella propria mamma. Chi si lascia guidare da questo atteggiamento filiale ricorre alla Madonna in tutte le necessità materiali e spirituali e lo fa con molta semplicità, con confidenza e con affetto. La vera devozione a Maria è santa e spinge chi la pratica a evitare il peccato e a imitare le sue virtù. L'imitazione della Madonna va rivolta alle sue 10 virtù principali: la profonda umiltà, la fede viva, l'obbedienza cieca, l'orazione continua, la mortificazione universale, la purezza divina, la carità ardente, la pazienza eroica, la dolcezza angelica e la sapienza divina. Quindi questa è la santa devozione. Io vi ho letto queste piccole righe soltanto perché, in modo che possano aiutarci a riflettere, no? E quando noi diciamo siamo devoti alla Madonna, però bisogna vedere come siamo devoti alla Madonna. Ci sono quelli che vanno e chiedono, sono devoti, la loro devozione è solo ed esclusivamente perché servono le grazie, no? Però ottenuta la grazia, poi ci si dimentica della Madonna, di Gesù e di tutto il resto, e non va bene, quindi queste non sono devozioni buone. Oppure ci si avvicina, o qualcuno addirittura, io leggendo questo libricino che mi ha veramente aperto tanto gli occhi, e mi ha fatto capire, vedere delle persone, no, come si rivolgono alla Madonna, a volte addirittura parla di devozioni, se la trovo, i devoti critici. Lo sapete chi sono i devoti critici? Coloro che abitualmente sono dotti e orgogliosi, spiriti forti e presuntuosi, che hanno in fondo una certa qual devozione alla Madonna, ma criticano tutte le pratiche di pietà, le persone semplici, mettono in dubbio addirittura i miracoli e arrivano ad accusare la gente di idolatria come se si adorasse il legno o la pietra. Quanto a loro, affermano di non essere attirati da queste devozioni esteriori e di non essere così deboli di spirito da prestar fede a racconti o storielle. Questa specie di falsi devoti e di persone orgogliose e mondane è molto pericolosa, perché poi alla fine, con questo pretesto, oltre a fare un grande torto al culto mariano, col pretesto di distruggere, cioè si infilano, si insinuano col pretesto di distruggere, in realtà invece allontanano le anime dalla Madonna. Quindi questi sono i devoti critici, e poi ci sono quelli falsi, quelli ipocriti, eccetera, eccetera. Noi invece che dovremmo essere dei devoti santi, no? Dobbiamo detto, come abbiamo visto prima, dobbiamo avere pazienza, amore, leggerezza, insomma tutte quelle umiltà, tutte quelle belle cose che
che qualcuno dice di dover avere affinché possiamo essere comunque sempre più simili a lei. Ecco, questo era un piccolo accenno, adesso chiudo perché è tardi, tardissimo e mi guardano male. Grazie. Buona preghiera a tutti e mettiamo tutte le intenzioni nostre, delle famiglie, delle conversioni dei cuori e dei figli vicino sotto il manto della Madonna. Lo farò senz'altro. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Oggi la Madonna era, molti me lo chiedete, però spesso non lo dico, però oggi era vestita di bianco, aveva un velo che partiva dai capelli fino a giù ai piedi e intorno era tutto dorato, aveva in mano un cuore rosso molto scuro e che sanguinava. E aveva un rosario in mano, e, come cristallo, e, sulla mano destra, e una lacrima, e veniva giù una lacrima dal viso. Vabbè, adesso vi leggo il messaggio. Era un po' triste, ovviamente. Il messaggio è questo: cari figli, grazie per essere qui nella preghiera. E grazie per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore. Amati figli, sono qui ancora oggi per ricordarvi di aprire i vostri cuori e iniziate la vera conversione. Figli, date tutte le vostre tribolazioni a me ed io vi solleverò. Invocate mio figlio e lui vi sarà vicino per accompagnarvi, soprattutto nelle vie della tribolazione. Figli, vi chiedo di amarvi e di essere uniti per i giorni di difficoltà che arriveranno. Dio vuole solo amore.
e lasciatevi coccolare da Lui come bambini. Figli, fate cenacoli di preghiera nelle vostre case. Soprattutto insegnate ai vostri figli l'amore per il Padre nostro e l'amore del Padre per loro. Amati miei, non abbiate paura affinché io sarò con voi. Non temete nulla e rafforzatevi nella fede. Solo così non andrete incontro ai pericoli. Ora vi lascio con le mie benedizioni, con la mia benedizione materna, e portate la pace nelle vostre case. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, la Madonna parla di... No. La Madonna parla di cenacolo di preghiera, parla di fare i cenacoli nelle case e... Certo, è molto triste, è molto triste, non so veramente più come dircelo. Parla di conversione dei cuori, di conversioni delle famiglie. Oggi molte persone che mi hanno salutato non hanno fatto altro che chiedermi la conversione più di tante altre volte. Dico la verità, spesso chiedono di pregare per gli ammalati, per i bambini, per gli anziani, eccetera. Oggi molte persone mi hanno chiesto le conversioni delle famiglie. Beh, questa la dice lunga comunque, perché ci rendiamo conto, e questo da una parte mi fa anche piacere, no? Nel senso che aprendo i nostri cuori ci si renda veramente conto delle difficoltà che ci sono nelle famiglie a causa dei cuori chiusi. E io, a proposito di questo, volevo, stamattina mi è giunta tra le mani una cosa un po' particolare, non so neanche come chiamarlo, si chiama questionario, però dalla Università degli Studi di Perugia. Questo questionario viene dato agli studenti della terza media. Quindi stiamo parlando di bambini che vanno dall'età di 13 anni, no? E sfogliando queste pagine, io non sapevo se c'era da ridere, da piangere, ma piangere a strapparsi i propri capelli, non piangere così. Io non voglio fare, io non faccio politica, non me ne importa niente, io prego e basta. Ma proprio perché prego e vedo queste cose che sono per me abomini puri, cioè una volta mi ricordo, voglio dire, qua siamo abbastanza adulti quasi tutti, no? E ci ricordiamo che nelle scuole si parlava della storia, dell'umanesimo, delle poesie, no? Tutte queste cose. Questo questionario, sapete di cosa parla? Allora, come definiresti il tuo orientamento sessuale? Eterosessuale, prevalentemente eterosessuale, bisessuale, prevalentemente omosessuale, esclusivamente omosessuale o asessuale? Siamo animali, perché siamo pure asessuali. Qualcuno si riferisce pure a essere... Cioè, ma questo vi sto veramente... Questo è poco, no? Ma c'è tutto il resto, ci sono pagine, pagine, pagine. Per carità, io non ho niente contro le persone gay che purtroppo si trovano in questa situazione, e quindi io, però non si può mettere a discutere, non ci si può mettere a discutere con dei bambini di 13 anni che ancora sono nel via della crescita, sulla via della crescita, a parlare e capire se sei omosessuale, non sei omosessuale, se sei gay, se sei lesbica, cosa hai deciso di fare nella vita. Cioè, qua si parla di sesso e di immigrazione. Se questo è quello che vogliamo per i nostri figli,
Qui ci chiediamo perché piange. Piange, sì, piange, piange, continuerà a piangere finché non fermiamo questi abomini. Questi sono abomini. Ragazzi, ma non scherziamo con le cose serie, Cioè, qualcuno si ricorda perché sulla Genesi c'è scritto perché Sodoma e Gomorra andarono sott'acqua, furono distrutte dal Signore, furono bruciate con... Ma evidentemente qui lo stiamo superando alla grande, perché almeno erano scelte da persone adulte. Ma queste, cioè non si può andare a portare un questionario di questo tipo nelle scuole, dove si parla di omosessualità, cioè quasi indurre un bambino che ancora è nella crescita, che non sa neanche che pesci deve prendere. E questi sono, ecco, vedi, questi sono i condizionamenti che vuole fare il mondo. Questi sono i condizionamenti mondiali dove giocano sui bambini. Quindi da internet in poi e dalle scuole queste cose da brivido. Oh, ma una cosa allucinante. Qua chiedono: cosa ne diresti se ha il papà omosessuale, la madre lesbica? Cioè, ma signore mio, ma io dico, no, per carità, ripeto con tutto rispetto per queste persone, ma non si può tentare i nostri figli, le menti di questi ragazzini di 13 anni. Oh, ma stiamo parlando Università degli Studi di Perugia, non stiamo parlando... Ma io voglio denunciare questa cosa. La mia vuole essere una denuncia proprio a grandi... Perché non è possibile. Qui la gente muore, la gente ha bisogno, la gente non si confessa, non va in chiesa e poi ci lamentiamo perché. Ecco perché. Perché questo è quello che si va, con quello che si va avanti, e non è giusto. Questa cosa mi ha fatto veramente imbestialire questa mattina. Non è possibile. Non è giusto. Allora, preghiamo i nostri, preghiamo la Madonna veramente, che illumini queste menti, perché qua andiamo di male in peggio. Assolutamente di male in peggio. Sì, ho capito, ma sarà pure Satana, ma pure noi glielo permettiamo, signora mia. Non è che Satana fa come gli pare, anche noi, se noi invece cercassimo di capire qual è la differenza tra il male e il bene, forse capissimo pure, ci rendessimo conto pure se è Satana, se è Dio, se è Gesù, se è la Madonna. Capito? E quello è il lavoro che dobbiamo fare, è un lavoro interiore, intenso, importante. Andate dai santi sacerdoti, fatevi spiegare queste cose. Capito? Fatevele spiegare, per favore. Io lo grido a gran voce. Fatevi benedire, fate benedire le vostre case, le vostre famiglie, voi stessi. Perché adesso abbiamo bisogno di benedizioni, questi sono i momenti. Non giochiamo con queste cose. Bene. Adesso vi ringrazio tutti comunque per essere venuti. Scusate se io ogni tanto vado fuori, ma davanti a certe cose non si può stare in silenzio. A presto.